76esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo è stato celebrato in tutte le città campane in un clima del tutto particolare. Non sfugge a nessuno, infatti, la coincidenza con i giorni in cui il paese intero prova a riaprire e a organizzare la speranza fortemente minata da più di un anno di pandemia. A Napoli il sindaco De Magistris, con il prefetto Valentini e il presidente dell'ANPI Napoli Amoretti, ha deposto una corona di fiori sotto la lapide delle quattro giornate che anticiparono la liberazione del paese. Il nostro paese si trova alle soglie di una ripartenza che non è una ripartenza così drammatica come quella che è avvenuta dopo la guerra, ma è comunque un momento in cui serve molta coesione per far sì che si riesca a ritornare lentamente a una vita più normale e quindi a mitigare tutti i danni sotto il profilo economico e sociale che la pandemia ha creato. Il presidente dell'Associazione Partigiani Amoretti ci consegna la sua personale speranza, quella di poter di nuovo parlare ai ragazzi in presenza per spiegare loro i valori della Costituzione e dell'antifascismo. Io sono 94 anni, spero di poter guardarci un'altra volta negli occhi a parlare con i giovani per informarli di quanto è accaduto nel nostro paese, come e perché è accaduto.